Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo nuovo video di Assassin's Creed Odyssey. Continuiamo con il DLC di Atlantide. Negli scorsi episodi ci siamo praticamente tolti di mezzo Hermes, cioè ci siamo fatti le sue missioni e ho letto nei commenti che se gli restituivi la ricetta, appunto risbloccava una missione che poi ho fatto nel video, che è stato il percorso che ho scelto io. Invece, altrimenti, se gli andavi contro o se non gliela restituivi, penso che o non succedeva niente, o forse non so, ci combattevi, non saprei. E comunque sia, intanto sono arrivato al punto della missione, dove dobbiamo parlare con Adone. Ho scelto di fare questa perché ne ho due: questa che faremo ora, e quest'altra di parlare con Ecate. E quest'altre due sono, diciamo, missioni da fare nel tempo, missioni per cui tocca fare altre cose. E allora, ho scelto di fare questa perché ci sblocca quel pettorale leggendario, che penso sia quello che si vede nel trailer anche. Quindi vorrei cercare di sbloccare anche quel set di armatura facendo le missioni. Per cui direi di scegliere questa. Prima però volevo dare un'occhiata a questo Kai, fabbro, Remistio. giusto per vedere se dà qualcosa di nuovo. No, ma non penso. No, ok, non danno nulla. Però volevo incidere velocemente la nuova arma che ho sbloccato. E gli mettiamo. Gli mettiamo. Vediamo un po'. Più 200 cariche per abilità carica di Hermes. A posto, alla fine ho tagliato, gli ho messo questo qua perché non riuscivo a decidere. E meno costo, meno un costo segmento adrenalina per la ultra. Easy, easy. E Buona giornata. andiamo avanti subito con la prossima missione. Ti do il benvenuto alla rivolta. Queste rovine sono state abbandonate quando Persefone ha creato il suo paradiso. Nessuno ci disturberà qui. Ma siete pochissimi. L'esercito di Persefone è formato per lo più da umani controllati con la forza. Libera le loro menti e portali da me. Saranno le nostre truppe. Liberare le menti. Il mio caro amico Hermes è un maestro di manipolazione. E quel tuo bastone sembra una delle sue creazioni. Prova a usarlo. A sud-ovest di qui c'è un avamposto nascosto nella mano di Ade. Dei guerrieri sono stati avvistati nel suo palmo. Ok. Ah, ok, tipo il calcio di Sparta per reclutare la gente, penso. Basta che non tocca usare per forza il calcio. La rivolta sarà un vero spettacolo se libereremo quei guerrieri. Allora, dobbiamo andare qui? No. Dove dobbiamo andare? Troverete dei bersagli facili. Ah, ma sono missioni doppie. Non ho capito come funziona. No, ok. No, ho sbagliato, non volevo chiudere. Allora, nella mano di Adi. Ma se non me lo mette sulla mappa. Aspetta, regioni, campi di Fieriminosse. Io come lo trovo sto posto? Nella mano di Ade. Boh, vabbè. Quindi? Ah, lì dà il segno di un accampamento, per cui mi sa che devo cercare sui luoghi non scoperti. Mio Dio, che missioni brutte! Che missioni brutte! Vabbè, vado lì e ci risentiamo. Allora ragazzi, io ho provato a guardare un po' nella mappa in giro e nel frattempo mi sono fatto anche gli ultimi due punti di sincronizzazione rimasti in modo da potermi spostare un attimino più in fretta se dovesse servire.
Però dovrebbe essere in questa regione qui comunque la missione di prima, regia di Deucalione. Io non ho la più pallida idea di dove andare. L'unico punto che non ho visitato è questo, che forse potrebbe essere un accampamento del genere. Penso questi due, quest'altro non saprei. Però non ho un punto specifico dove andare, quindi non saprei. Non ho voglia di perdere troppo tempo su questo gioco, sinceramente. Per cui passo a quest'altra missione e poi la prossima, questa di adesso, vedremo un attimo quando rifarla. Quindi allora ci spostiamo da Ecate, o Ecate, non ricordo come si pronunci, adesso ora lo sentiremo, e niente, vediamo un po' cosa ci dice lei. Bene, sei qui al momento giusto. Una donna di strada ha Ecate bisogno di... comunque, penso. Beh, non ho fatto niente io. Se non è utile a ostacolare i piani di Persefone, non mi interessa. Non ho forse chiarito che abbiamo quello scopo comune? Aiutare la donna danneggerà Persefone. Che cos'ha di speciale? È un'oratrice che si unirà con piacere alla ribellione di Adone. Quell'uomo ha delle labbra incantevoli. Ma serve una lingua affilata per motivare il popolo. Allora fa proprio al caso nostro. Tornerò quando avrò finito. Ok, e niente. Andiamo a fare questa missione qui. Meno male che ho fatto questo punto d'osservazione. Lo sapevo che sarebbe servito. Perfetto. Non so veramente comunque perché facciano quelle missioni poco chiare. Cioè, so che sinceramente, sicuramente sarà uno di quei due punti che non ho fatto ed è un accampamento, perché comunque nell'icona, nell'obiettivo della missione c'era anche l'icona dell'accampamento di quelli piccolini. Però comunque sia, dammi un punto sulla mappa. Maledizione. Cioè, non farmi girare a vuoto. Perché io avevo già un po' il campo ristretto, ora perché non mi andate ad andare a visitare tutti quanti, perché mi devo spostare troppo e non ho voglia di perdere troppo tempo ora. Però comunque sia, cioè, se su una mappa così Eccola lì. grande non darmi alla cieca, cioè dammi un cavolo di punto sulla mappa così io ci vado direttamente. Pure che sono luoghi già da scoprire. Sti cavoli. Vabbè. L'Elisio è un paradiso. Non Chi mi sei? interessa Chi ti manda? l'Elisio. Me ne voglio andare. Ecate mi ha detto che ti serve una mano. Fa piano. Se gli altri umani pensano che io abbia a che fare con Ecate, la Sì, mia con Ecate carriera è comunque. finita. Dimmi solo come Non è posso Ecate. aiutarti. Libera gli abitanti prigionieri nel sogno infranto di Persefone. Mio figlio Terone lavora lì come guardia contro il suo volere. È come se Persefone controllasse la sua mente. Puoi aiutare anche lui? Vedo cosa posso fare. Ah, obiettivi molti, ok. Niente, eh? Non ci vogliamo proprio arrampicare dove dico io, eh? Uccidilo. Comunque, questo è il quinto episodio. E per ora il DLC non mi sta facendo impazzire. Sinceramente non è una gran bella cosa. No, che ho fatto? Non è una gran bella cosa dover giocare un DLC intero solamente per il finale, perché io già so che il finale ci farà dire wow, che figo. Però io non voglio giocare un gioco intero e rompermi le scatole per un gioco intero o per un DLC intero semplicemente per il finale.
per magari 5 secondi, che poi nel DLC successivo saranno completamente annullati magari, perché anche il DLC successivo magari sarà noioso, e quello è il problema. Anche perché il DLC di Darius non è stato granché come DLC. Forse sarà meglio di questo finora, direi di sì. Sarà anche più breve, se è per questo, perché con Darius ogni episodio è durato 4 video. Però comunque, non so, mi aspettavo tanto di più da questi DLC. Però vabbè, purtroppo questo passa il convento, diciamo, no? E noi ci accontentiamo, più o meno. E so che comunque sto sempre a dare contro a questi DLC, però il fatto è che ho sempre difeso Assassin's Creed, ho sempre difeso le scelte di Ubisoft, però quando c'era del difendibile, qua secondo me c'è poco da difendere. Cioè, queste qua sono cose che effettivamente devono stare nel gioco base, perché non c'è nulla di innovativo, tranne in questo DLC la mappa, che ok, è bellissima, la mappa è bellissima, il nuovo mondo di gioco, però mi dai quello e che cosa? Basta, perché le missioni sono tutte missioni uguali, identiche al gioco principale. E uno sinceramente si annoia dopo un po'. Meglio informare l'oratrice che non ho salvato Tirone. Cioè, tutte queste missioni sono vai, fai avanti e indietro, vedete? Faccio avanti e indietro per fare quello che mi dà, mi dice il tizio o la tizia. Non ho potuto. Ammazzo un paio di persone, torno indietro. Tesoro mio. E basta. Tutte le missioni così. Dimmi che hai buone notizie su. Non c'è pathos, non ci sono svolte, non ci sono. Salvi alle rovine di Giappone. Boh, vabbè. Che poi finisce che mi ripeto così. Dirò ai ribelli. Che messaggio vuoi che diffonda quando sarò lì? Di la verità su Persefone. Assicurati che gli umani sappiano che il suo regno deve finire. Riferirò le tue parole. Grazie per il tuo aiuto. Cioè, a me dispiace che mi vado sempre a ripetere ultimamente, però purtroppo è quello che penso su questi DLC. Perché già con quelli di Darius ci potevo stare, perché comunque non lo so, pure quelli là alla fine non erano tanto differenti, però bene o male per ora erano meglio di questi. Avevano già un filo di trama in più, capito? Quindi, ok, noi dobbiamo fare cose per uscire da dall'Elisio e per riuscire a potenziare anche il bastone. Però mettici nel mezzo qualcosa, mettici un po' più di emozioni. Qualcosa. L'oratrice darà il suo contributo alla ribellione. Aiuterà a reclutare molti soldati. Adone ne sarà felice. La cosa più importante è ridurre il potere di Persefone. Non pensare ai sentimenti di quell'uomo. O ai tuoi sentimenti per lui. Ma chi c'ha sentimenti? Adone è un amico. Nulla. Ma manco quello. Fai in modo che resti tale. E a te che importa? Gli intrecci amorosi con gli dèi non finiscono mai bene per gli umani. Stagli alla larga. E concentrati sulla tua missione. Ora, una giovane donna soffre di una terribile afflizione. Ha consentito ad aiutare la ribellione se le forniremo una cura. Ma molto tempo fa, Persefone bandì l'acqua che poteva alleviare le sofferenze di questa donna. E distrusse le scorte restanti. Fammi indovinare. Così pensava. Pare che qualcuno ne abbia nascosto un'ultima boccetta in una grotta lungo il cammino di Ipno. Ritrovala e portala alla donna. Perché Persefone e Bandi? Vabbè. Le sue manie di controllo sono andate oltre ogni comprensione. Ciò che importa è che gli umani dell'Elisio avranno l'aiuto di cui hanno bisogno. No, non avrei mai pensato di sputare così tanto odio contro qualcosa relativo a Assassin's Creed, comunque. Che cos'ha questa donna? La cosa peggiore che possa capitare a un umano nell'Elisio. Il suo cuore è spezzato per l'eternità. Soffre per amore. Non puoi comprendere il dolore dopo la morte.
affligge gli umani con un'intensità che non ha pari sulla Terra. Tornerò quando avrò consegnato l'acqua. Ricorda, è proibita. Non farti vedere quando la porterai alla villa dei giardini di Adone. Zii padrone. Vado, padrona. Sì, ma dove? Dove vado? Mi servirebbe tanto un goccetto per andare avanti su sti DLC, sinceramente. Perché così non è possibile. Ma comunque sta proprio qua davanti, meno male. Meno male. Per una volta non tocca fare viaggi rapidi e spostarsi e tagliare il video. Visto che ci stiamo. Dai, dai, su, su, su. E salta. Allora. Oddio. È un casino esplorare nelle zone così, però. Non posso salire, però, vero? No. A parte non so neanche se funziona l'impulso dell'animus. Posso andare sott'acqua? Sta sott'acqua, sicuro. Sicuro. Sta qua, per forza. Oddio. Troveremo la morte in questa grotta? Mi sa di sì. Qualsiasi cosa faccia quest'acqua, delle persone sono morte per trovarla. Mi sa che troveremo la morte. Ora. Faccio, devo andare al centro io? No? Di qua. Non mi conviene farmi scoprire. Che belle le zone di esplorazione enormi. Possibile che devo fare qualcosa su quelle là? Però buono, non penso. Beh, io nel dubbio. Questi li faccio fuori perché sì. Sei morto? No. Però ora sei morto. Questo sembra una specie di altare, ma boh, che cavolo, mannaggia. Sanno fare le missioni semplici e dirette alla Ubisoft, penso.
Però è qua che devo venire, perché ho pure interagito con lo scheletro, per cui... Poi non si può andare da nessun'altra parte se non di qua. Quindi teoricamente tocca andare di qua, forse. Però non c'è un cavolo di posto qua. Ah! Ah! Devo fare attenzione. Meglio non farsi scoprire. Ok. Non avevo visto. Non avevo visto. Vabbè, morite tutti. Abbiamo un intruso! Ecco dove sei! Non vedo. Muori. Prendiamo sta maledetta acqua, va. Chi sa io? Ora devo scegliere se darlo a lui o a... Catea, guarda. Che è qua? Non dal lato. Ok. Hai visitato la grotta? Devi aver trovato ciò che resta dell'acqua dell'Ete. Ma che è la marca d'acqua? Dammene solo un sorso. Ho perso mia moglie nel Tartaro e le sue grida tormentano i miei sogni. Ti prego, mettile a tacere. Beh, si può fare, penso. Ma solo un sorso. Devo portarla a un'altra persona. Non mi fa scegliere, è strano. Io? Chi sei? No, lascia perdere, non credo sia importante. Vabbè. Come vuoi tu. Vabbè, strano tipo. E allora niente, faccio il viaggio rapido per andare da Hecate, dal contatto di Hecate, e ci vediamo direttamente quando arrivo lì. A tra poco. Allora, sono arrivato al punto del contatto, tra l'altro in un covo nemico pieno di nemici, non so, sono arrivato, è scoppiata la guerra praticamente. Basta, entro, non posso, niente. È la seconda volta che mi succede, eh? Posso? Sto odiando questo DLC. Allora, ho completato anche il luogo, non mi fa ancora entrare. Adesso mi allontano, salvo. Provo a ricaricare il salvataggio. Se non funziona neanche così, io chiudo il video e non so cosa fare, perché sinceramente non è possibile che... Ho avuto problemi su due missioni in un solo video, e che cavolo. Quindi ora salvo e ricarico il salvataggio. Vado lì ora che mi sono allontanato. In caso ricarico il salvataggio, anche se penso sia inutile ricaricarlo, e non lo so. E adesso vediamo un attimo che fare. A tra poco. Niente ragazzi, non funziona, si è buggata la missione. Qui c'è anche un altro ingresso da cui poter entrare, ma è la stessa cosa di quell'altro. No, non posso entrare. Non so se è perché questa sia una zona abitata e quindi mi dà come se fossi in combattimento. No, non ne ho idea. So solo che non posso completare la missione ora. Quindi nulla, mi dispiace che questo video è stato un po' problematico così. E spero che rilasciano un aggiornamento, in qualche modo si fixi. Non lo so. Non so veramente che dire. E niente. Ora non so come andare avanti con il DLC, però
perché se non posso andare avanti con questa missione, non so, non lo so. E vabbè, vedremo. Niente, veramente, sono veramente amareggiato e da una parte dispiaciuto, ma non è neanche colpa mia, quindi non ci posso fare veramente nulla. Quindi nulla, se il video vi dovesse essere piaciuto, nonostante gli imprevisti, lasciate un mi piace, non so, fatemi sapere se vi è capitato anche a voi questo problema, perché non so. Io avevo saputo di un altro problema relativo alla missione di Ciro, il tipo che ci doveva seguire, che avevamo portato da... in salvo da un forte, mi sembra. E io ho saputo che lì non si muoveva proprio lui, non ti seguiva. Riguardo a questa cosa non avevo visto nulla. Spero che risolvano in qualche modo. E quindi niente, fatemi sapere. Ripeto, se il video vi dovesse essere piaciuto, lasciate un mi piace. E ricordate di seguirci su Facebook e Instagram. Iscrivervi. E niente, mi raccomando, per favore fatemi sapere se vi è successa questa cosa, perché mi sta veramente triggerando e nulla. Noi ci vediamo in un prossimo video, se potrò continuare ora, non so, vedremo. Ciao a tutti ragazzi, grazie per aver visto il video.